All'epoca della nascita di Gesù, c'erano in Oriente dei magi che cercavano di conoscere la verità. Studiavano il cielo e notarono una luce misteriosa nella sera in cui nacque Gesù. Era una stella, ma non era una stella fissa o un pianeta, ma un gruppo di angeli che era apparso nel cielo la notte in cui nacque Gesù. Avevano studiato le profezie e certamente avevano incontrato Numeri 24:17, che dice che sarebbe sorta una stella da Giacobbe. Chiedendosi se questo potesse essere il segno del Messia promesso, partirono per scoprire cosa fosse. Arrivati a Gerusalemme chiesero: «Dov'è il re dei giudei che è nato?» Ma incontrarono indifferenza. Tuttavia la curiosità del re Erode fu sollecitata. Li chiamò a palazzo e disse loro di andare a trovare il bambino e di tornare a dirgli dov'era perché potesse andare ad adorarlo. Re Erode era un edomita, non piaceva ai giudei e manteneva la sua posizione solo perché era gradito ai romani. Ma la sua reale intenzione era uccidere Gesù bambino ed eliminare ogni minaccia al suo trono. I magi trovarono il piccolo Gesù e gli offrirono dei doni secondo il costume di allora. Gli portarono oro, incenso e mirra. Si pensa spesso che i magi fossero tre, ma la Bibbia non lo dice. Dice solo che i doni erano tre. Dopo aver reso omaggio a Gesù, furono avvisati di tornare al loro paese senza tornare da Erode. Partirono e lasciarono la regione. Anche Giuseppe ebbe un sogno nel quale gli fu detto di prendere il bambino e sua madre e di fuggire in Egitto, dove sarebbe rimasto fino a che fosse stato sicuro tornare a casa. Giuseppe prese Gesù, Maria e fuggì in Egitto scappando da un re che voleva ucciderli e venne qui per vivere in una terra straniera. Quando il re Erode sentì che i suoi piani di uccidere Gesù bambino erano svaniti, si arrabbiò e ordinò che tutti i bambini nati a Betlemme fossero uccisi adempiendo le parole di Geremia 31:15. Se udita una voce in Ramà, un lamento e un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Gesù visse una parte dell'infanzia in un paese straniero, e fu quello che oggi chiameremmo un rifugiato. Non era sicuro per lui andare a casa, e così trovò rifugio qui nella terra del Faraone, e vide le piramidi che oggi vediamo. Gesù capisce che cosa significhi vivere in un paese straniero, imparare una nuova lingua, apparire diverso e parlare diversamente. Non fu facile. Quando Erode morì, suo padre fu avvisato da un angelo che era sicuro tornare in Israele. Suo padre però aveva paura ad andare a Betlemme perché governava il figlio di Erode. Perciò andarono nella regione della Galilea, nella città di Nazareth. I magi non erano giudei, ma erano sinceri e ferventi nella loro ricerca della verità. Servono da esempi oggi per molte persone che stanno disperatamente cercando di trovare luce e intendimento riguardo alle questioni più profonde della vita. La Bibbia dice: «Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge ed un solo pastore». Che possiamo essere aperti all'azione dello Spirito Santo e accogliere coloro che giungono alla conoscenza della verità.